La Roma attraversa un momento buio, soprattutto per quanto riguarda le contestazioni dei suoi tifosi. Dopo gli allenamenti della Roma a Brunico, Osvaldo firma degli autografi a testa bassa, serio, insomma non ha molta voglia di scherzare, anche perché si ritrova intorno ancora una volta appunto alle contestazioni dei tifosi. Gli cominciano a chiedere: ma dove vai? Ma è vero che vai via? È vero che vai via? Insistono con questa domanda: non te ne andare. E in particolare uno dei sostenitori dice: ti parlo da uomo a uomo, vieni qua, io ti dico la verità, sono uno che ti ha contestato, però ti voglio pure dire che hai capito poco della Roma, perché qui potevi essere un imperatore. Noi ti diamo il cuore, risottolinea questa cosa, il tifoso dice: noi ti diamo il cuore e tu ci ripaghi in questo modo. Osvaldo è un po', come si direbbe proprio a Roma, stranito, no? Da questi tifosi che lo circondano con queste frasi, con insomma, con questi monologhi, no? E risponde: avete capito male voi. E poi aggiunge: ho fatto 200 gol, che cazzo Piderina volete? Vabbè, non dice proprio così, ma insomma ci siamo capiti. L'Italo argentino aveva già avuto a che dire con i tifosi, perché infatti è notizia di qualche giorno fa anche che li aveva un po' minacciato dicendo: vi prendo uno per uno quando vi pare. Spiacevolissime queste cose, soprattutto perché insomma la Roma sappiamo che ha una tifoseria molto forte, una tifoseria che crede, ecco, forse quel tifoso ha detto proprio la cosa giusta, cioè noi ci crediamo, ci mettiamo il cuore, no? In questa squadra, e questa è una grande verità. Vedere comunque un calciatore, uno dei primi, no? Uno dei primi che viene acclamato, eccetera, così, a testa bassa, che non ha voglia neanche di rispondere, che se potesse, insomma, lì scatenerebbe l'inferno, non è bello.